Questa è buona, ragazzi, eh? Me la sento. Hola mi gente, come va ragazzi? Allora, in questo video tutorial parliamo di come esportare da After Effects un video con trasparenza. Allora, facciamo un piccolo passettino indietro. Io qui ho un ultimo lavoro che ho consegnato, un video aziendale, dove, come vedete, in determinate aree di questo video ci sono dei titoli. Mi fermo in questa scena. Cosa c'entra questo video con la trasparenza? Ve lo faccio vedere subito. Io ho un livello con le riprese, vi parlo sempre di un livello su Premiere, e un altro livello con i titoli. Ok? Questo perché in questo modo, lavorando proprio con questo flusso di lavoro, diciamo così, eventuali modifiche richieste da parte del cliente oppure modifiche anche che decido io in prima persona di generare, e avendo questi due layer completamente separati posso gestire molto meglio queste variazioni. Allora, andiamo al nostro After Effects. Qui ho davanti a me il video pari pari che poi ho inserito al di sopra delle riprese. Quindi dobbiamo tener conto di questo. Nelle composizioni di After Effects, nell'area di previsualizzazione, abbiamo un pulsante che attiva o disattiva la rappresentazione grafica dello sfondo, della trasparenza, diciamo così. Però, come appunto vi accennavo, è semplicemente una previsualizzazione, è una rappresentazione grafica, ma non da tenere conto, nel senso che se io attivo questo pulsante e vado a esportare il filmato come di norma, diciamo così, non ottengo la trasparenza. Per invece essere sicuri che andiamo incontro a un video con lo sfondo trasparente, dobbiamo andare su nella fase di lavoro. Non cambia niente, cambia tutto nella fase di rendering. Allora ragazzi, quando andiamo su Composition, Add to Render Queue, per ottenere la trasparenza dobbiamo stare attenti intanto a dargli un nome adeguato al filmato, va bene? Io qui ho scritto prodotti lapi trasparenza, ok? Salvo, lui mi chiede di sostituirlo, ma la parte più importante è proprio questa. Dobbiamo andare in questa parte qui, quindi il modulo di uscita, e tenere conto del format video. Nel mio caso qui è QuickTime perché è un ambiente Mac. Se fosse un ambiente Windows è AVI. Ok, come format, ma la cosa fondamentale è aggiungere qui nei canali RGB più alfa. Solo in questo modo RGB più alfa, se faccio render, ora vedrete che ovviamente il computer ci mette il suo tempo. Un'altra cosa importante, visto che il tempo di render ancora va per le lunghe, è che mi piacerebbe ricevere dei commenti da parte vostra. Vi piace questo tipo di video, questi tutorial più brevi? Commentate sì! Se no, non commentate, no, anzi, commentate cosa volete imparare di After Effects. Adesso, ragazzi, che finalmente si è prodotto il video, andrò ad importarlo all'interno di Premiere. E una cosa importante, quando fate doppio clic per visualizzare un video che ha trasparenza, nella maggior parte dei software troverete che comunque ha lo sfondo nero, ma questo è normalissimo perché fino a che non lo trascinate proprio sopra a un altro tipo di contenuto, non vedrete appunto il canale alfa. Non renderizzate con alfa, cioè con canale alfa, se non avete bisogno, perché dovete considerare che il peso di questi file con trasparenza è decisamente superiore al peso di un file senza trasparenza. Ragazzi, video brevissimo su come esportare un video con trasparenza, spero sia stato piacevole da seguire. Vi lascio qua un altro contenuto, ve ne lascio anche qua un altro, e qua nel centro una piccola sorpresa per te che mi hai sopportato e seguito fino alla fine. Bonito, todo me parece bonito.